Non fa una grinza il capogruppo di Forza Italia Pippo Trischitta sull'ennesima tegola giudiziaria che si è abbattuta sui deputati Franco Antonio Genovese e Franco Rinaldi, raggiunti da un avviso di garanzia nell'ambito dell'inchiesta Matassa. È un avviso di garanzia, la vicenda riguarda comunque competizioni elettorali in cui Genovese e Rinaldi erano candidati nel PD. I voti sono andati a vantaggio del PD. Intanto Trischitta va avanti nel suo dossier sulle missioni del sindaco e entro questa settimana invierà alla Corte dei Conti un esposto sulle trasferte ritenute non istituzionali del primo cittadino. Stiamo completando perché ci sono altre missioni attenzionate, c'è anche altra documentazione che manca, però questo, soprattutto l'esposto sarà fatto sulla missione di Dario Fo, che è inconcepibile alla luce anche dei filmati che abbiamo acquisito, dove si vede chiaramente la natura estremamente privata della festa. Fate opposizione su questi temi, però su temi magari più importanti come il bilancio, quale sarà l'atteggiamento di Forza Italia? Ma noi abbiamo avuto sempre una linea, a parte che ci occupiamo di tutti i problemi del comune. Qualcuno ha detto, dice, ah, si occupa di questo e non di quello. Non è vero, perché noi ci occupiamo di tutti i problemi, siamo intervenuti pure sulla questione della sanità, sulla questione dei lavoratori che assistono le persone, i ragazzi portatori di handicap nelle scuole. Non vedo perché non ci dobbiamo interessare anche di una questione che riguarda uno spreco del comune fatta dal sindaco per andare a una festa privata. Per il bilancio preventivo è come il bilancio consuntivo. E poi io ho sempre sostenuto il piano di riequilibrio e ho anche detto sempre che approvato il piano di riequilibrio da parte della Commissione e della Corte dei Conti, l'esperienza di questa amministrazione si può ritenere chiusa.